LPs. Ogni incontro è una speranza. L'incontro. Testo e voce di Barbara Favaro, musica di Stefano Romanini, chitarra di Marco Millari. In questa storia non si narra di quel che c'era una volta o di quello che sarà, ma di ciò che esiste ora, adesso. In realtà questa non è una storia, ma un inizio. E questa non storia inizia così. Non c'è mai stato un luogo fissato per l'incontro, mai una data, mai un orario. Non è mai stato chiaro neppure il fatto che un incontro ci sarebbe stato. Prima o poi. Sono milioni gli incontri che John ha avuto lungo il suo percorso. Uno in più o in meno, per lui non fa differenza. Non sta aspettando nulla, non sta cercando nulla. Sta solo guardando, sta ascoltando, sta toccando le sue ore per conoscerle o riconoscerle, annusando quel che gli pare familiare e quello che non gli appartiene. Dopo i tanti anni trascorsi a prendersi cura di sé, gli pare di avere più chiaro quello che vuole e quello che invece lascia volentieri agli altri. A volte si confonde ancora, è vero, ma sempre più di rado. Si fida di quel che l'istinto gli suggerisce. Non manca di coraggio nel seguire la direzione segnata. Con l'andare del passo, la strada non si è fatta meno rischiosa, tutt'altro. La posta in gioco aumenta in modo esponenziale ad ogni nuova partenza in vista di un'ulteriore tappa. John ha avuto uno sbandamento di logica, una vertigine fastidiosa, quando si è accorto che non avrebbe più potuto tornare indietro. Prendere un'altra strada? Sì, le strade non mancano, ma quello che non si aspettava era la mancanza di interesse in altre strade da parte sua. Non era più vero che una strada valeva l'altra. Non era più vero che c'erano altre possibilità. Non ce n'erano. La paura si mangiò alcuni suoi giorni, con disprezzo, come se non valessero nulla. John, ad un risveglio più duro degli altri, decise di arrendersi e di continuare i suoi passi su quella strada scelta tempo prima. Si stupì di trovare sollievo una volta giunto a prendere questa decisione. Da quel momento non si fece più domande in bilico tra il passato e il futuro. Iniziò a guardare al suo presente. Già non si sta immaginando nuovi modi per concretizzare i suoi desideri. Questo, la strada, la fatica e la sofferenza gliel'hanno tolto. Forse per questo non si aspetta un incontro capace di sollevarlo e renderlo leggero. Non ci pensa. Pensa a quello che può fare per appoggiare meglio il passo sul selciato che gli compare innanzi. Pensa a posare la penna sul foglio bianco e a farla scivolare per lasciare segni che abbiano senso e sentimento. Pensa ai solchi che i giorni hanno tracciato sulla sua pelle e in qualche luogo sensibile tra lo stomaco, il petto e fin su alla gola. Pensa a troppe cose che gli appesantiscono le spalle e le fanno scivolare un po' più giù. Alzare il passo è stancante. Sprofonda il piede come se la terra fosse troppo tenera per supportarlo. No, non si augura nuovi incontri. Rivede quelli che di lui hanno preso troppo. Si sente derubato. Vuole chiudere ogni fessura del suo corpo per evitare altre devastazioni.
sa che vivere glielo impedisce. Quella sua strada glielo impedisce. Rinforza il suo scudo un po' qui, un po' là, a seconda di quanto lo sente necessario. Ma la solitudine e il silenzio lo attirano come promesse di benessere e liberazione. John non ha date da rispettare, non aspetta nulla e non si sente atteso, né dal destino né dagli uomini. Il suo letto lo accoglie per il sonno e lo rilascia al mondo con regolarità confortante. John ha occhi chiusi e si riprende la realtà e i suoi pensieri si liberano. John, a occhi aperti, inizia il suo giorno e segue i pensieri che sempre più spesso tacciono, stufi di ascoltare se stessi nel lamentoso quotidiano. John si sente chiamare, ma ancora non risponde. Non è sicuro di quel che sente. Non vuole scivolare nell'assurdo di un bisogno. Non si fida di echi che lo riportano alla domanda che da tanto tempo non osa più curare. John si guarda nello specchio bianco e si scopre penna. Osserva le linee tracciate sul bianco da vicino. Riconosce quel percorso, ma quel percorso non è lui. Lui è l'inchiostro. L'inchiostro che scivola dalla penna sul bianco. John, è ancora questo il suo nome? John ha di nuovo paura. Forse si è perso. Il bianco del foglio rilascia luce. Gli occhi di John abbagliati si stringono con dolore. Eppure, non può evitarsi di riaprirli per fissarli in quel nero che lui può leggere e potrebbe leggere per sempre, ma di cui ne è sempre più sicuro non gli importa molto, ormai. Quell'incontro con se stesso lo fa staccare da quel che di se stesso conosce, per farlo avvicinare alla luce che di sé ancora ignora. Le domande hanno confini sbiaditi, le risposte perdono sostanza e acquistano ombre. La sua voce tace. John stringe John, come se si stesse abbandonando. Ora sa che quell'incontro aveva una data, una scadenza, e si stupisce di non esserne stupito. Il sapore che riconosce come suo fornisce qualche appiglio. Certo, lo sguardo sta cambiando, i suoni vibrano più alti, i pensieri cadono, e se si rialzano, John ordina loro di arrendersi e giacere. L'incontro restringe il campo, assottiglia la percezione delle dimensioni. John sa che non può tornare indietro. La strada che lo ha portato fin qui è l'unica strada ad esistere, ormai. John non ha paura adesso. Comincia a riavere la forza di desiderare.